dal nostro corrispondente nel 1945. Canzo, il capo della provincia, Renato Celio, ha chiesto al vescovo di Como, Alessandro Macchi, di provvedere al trasferimento del parroco Don Alessandro Pozzoli. Passo ora alla redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Cari amiche e amici, buona Valassina. Don Pozzoli è parte della rete di sacerdoti che cercano non solo di aiutare gli sfollati bisognosi, ma anche quanti cercano di fuggire verso il confine con la Svizzera. Su di lui è aperto un dossier in prefettura. È accusato di fare propaganda antifascista, di essere contro le SS italiane e la polizia tedesca e di partecipare a riunioni nel palazzo della contessa Porro Schiaffinati in via Mornerino a Canzo. Celio scrive nella lettera: da fonte fiduciaria molto attendibile mi viene riferito che l'atteggiamento politico del prevosto di Canzo, Don Alessandro Pozzoli, non sia consono agli attuali momenti. Pare che faccia parte di un gruppo di persone influenti del paese, le quali clandestinamente si darebbero convegno onde complottare i danni della Repubblica Sociale Italiana. Per ovviare ad eventuali provvedimenti che potrebbero causare spiacevoli conseguenze per il Don Pozzoli, vi sarei grato se vorreste disporre il suo trasferimento in altra provincia. In realtà, la lettera del prefetto Celio avrebbe dovuto essere indirizzata a chi? All'arcivescovo di Milano, perché Canzo fa parte di diocesi ambrosiana. Ma comunque, tempo di guerra, può succedere di tutto. Intanto il vescovo di Como traccheggia e non risponde, così che circa un mese dopo parte una lettera del commissario federale Paolo Porta allo stesso Celio, dove si legge: in occasione della venuta a Canzo delle SS, il prevosto Pozzoli cercò con ogni mezzo di ostacolare l'occupazione delle stelline, facendosi parte zelante in difesa degli occupanti nelle persone dei sinistrati di Milano. Ma in realtà il vero movente del suo interessamento era quello di ostacolare l'accesso ad una caserma dell'esercito repubblicano. Non risulta che gli faccia apertamente propaganda antitedesca ed antinazionale, perché è molto scaltro e si limita a mezze parole e a frasi a doppio senso. Nel complesso trattasi quindi di persona perlomeno sospetta. A parte le parole del Porta, non c'è però il tempo per cacciare Don Pozzoli, perché solo un mese dopo la Repubblica Sociale scompare con le SS, travolta dall'arrivo degli alleati nella pianura padana, mentre i partigiani calano dai monti.